Ragazzi, ci credete che stiamo davvero comunque giocando alla trilogia di The Witcher? Cioè, ci siamo davvero, eh? Ci è voluto un po' di tempo, ma la promessa è stata mantenuta e siamo qui ad affrontarlo, secondo me, non malamente. Per nulla, davvero. Bentornati, buonasera. È un piacere avervi qui. Vi risparmio, ovviamente, il dolore dell'introduzione al menu di The Witcher, perché è un'assoluta violenza all'utente. E prego. Io non posso saltarla. Volume, corretto. Siamo già a quasi metà gioco. Figo! Ci sta la schermata di pubblicità della mod. Ancora non scompare, ma immagino che se ne andrà da un momento all'altro. Eccoci. Italian. Eccoci qua. Allora, come siamo a volumi? Fatemi sapere. Grazie del supporto. Siete sempre stupendi. Partito live train, il sub goal è azzerato e per oggi avanza. Abbiamo solo questa live oggi, ma vediamo un po' come va. Neko the Hero, welcome back. Grazie della tier 1 per 14 mesi. Lasvo, Loden, Seras, Francino Caturnuzzu. Grazie, bentornati, benvenuti. Signori, si avanza un po'. Abbiamo fatto delle belle cose, abbiamo affrontato dei bei momenti, salvato la partita, completato una quantità di quest più che ragguardevole, più che dignitosa. Lo stiamo giocando facendo una delle cose che io più apprezzo in assoluto, ossia persino accumulare punti talento per cercare il percorso migliore senza quel, diciamo, obbligo lineare di dover attivare una certa abilità a un certo livello solo dopo tot livelli che si è sbloccata. Noi abbiamo fatto i furbetti e abbiamo recuperato punti talento appena ottenuto il Quen. Abbiamo armi potenti, pezzi meteoritici da poter utilizzare per crafting avanzati. Io mi sento bene, mi sento bene. E stiamo anche giocando con completismo, proprio la cosa che mancante mi farebbe sentire in colpa. Elia990, welcome back. Gianluca, Semper Fi, 31 mesi. Favis, Jetsy, grazie. Ken, ciao a te. Benvenuti. Allora, vediamo un po'. Cominciamo subito a toglierci il pensiero con un po' di codex. Ho scoperto che Azar Javed ha ambizioni politiche, il che è abbastanza normale tra i maghi. Leovarden si è rivelato innocente, nonostante sembrava collaborasse con Salamandra. Tuttavia, sono ancora convinto che il Nilfgaardiano nasconda qualche segreto. Ho seguito una lezione sugli usi e costumi delle driadi della foresta. Devo ammettere che sono diverse dagli umani. Anche se non mi dispiace affatto. Nei confronti delle relazioni sentimentali e intime, per ora non ho notato differenze fra umani e druide. E driadi. Mi sembra abbastanza straightforward. Ahimè. Vivaldi ha dei rapporti con i non umani, inclusi gli Scoia'tael perseguitati. Ella sembra adorare i signori dell'acqua ed è molto suscettibile quando si parla di loro, è anziana. Yevin l'elfo è tanto presuntuoso quanto eloquente. Sembra una persona astuta e saggia. Disprezza gli umani, considerandoli dei barbari aggressivi, e rispetta solo le razze antiche. Devo però ammettere che quest'elfo disilluso, a suo modo, mi stima. Shushwill, grazie. Il logo dei 3 anni. Ottimo. Marco Raino, welcome back. Favis, grazie. Uff. Allora, dall'altra parte del lago, vicino a Vizima, c'è una vasta regione paludosa dove vivono piccole comunità di umani, ma anche vari mostri. Non è sicuro rimanere lì, nemmeno di giorno. Un Drowner o un Blood Zwieger potrebbe saltare fuori dall'acqua e limacciotto da un momento all'altro.
Il viandante occasionale dovrebbe inoltre prestare attenzione agli ingannevoli fuochi fatui, mai visti per ora, che hanno la tendenza ad attirare gli avventurieri incauti sempre più nelle profondità della valle, finché non rimangono intrappolati nel fango e muoiono. Per raggiungere questo posto bisogna pagare un targhettatore presso la diga di Visima e attraversare il lago. Un gruppo di boscaioli lavora nelle profondità delle regioni paludose, arricchendosi attraverso la vendita della legna agli artigiani di Visima. Il loro capo è un naro di Omeyaren Bolt, che governa la piccola comunità con un pugno di ferro. La palude è la casa dei mattonai, che si guadagnano da vivere estraendo e lavorando la creta. Il loro è un piccolo villaggio tagliato fuori dal resto del mondo, segnato dai propri ritmi. Il loro capo è una donna piuttosto pazza, di nome Vasca. Touché. No, meglio, chapeau, Geralt, chapeau. Le paludi avvolte nella nebbia nascondono molti segreti. Per esempio, c'è una piccola radura dove le statue di imponenti golem giacciono semisepolte nel fango, come imprigionate. Una di loro ha un aspetto particolarmente inquietante e troneggia minacciosa sulla radura. La palude è un luogo dove la natura selvaggia domina incontrastata, offrendo uno spettacolo davanti al quale l'uomo può solo inginocchiarsi. Per questo, i druidi si sono stabiliti lì, fondando un bosco sacro con l'albero della vita nel mezzo. I discepoli della natura non permettono che venga commessa alcuna violenza all'interno del bosco, si occupano degli animali malati e hanno anche preso con sé delle driadi ferite. Nella palude ci si può imbattere in un edificio misterioso che spicca rispetto all'ambiente circostante, un'alta torre di pietra. Le sue porte sono chiuse e nella zona regna un silenzio irreale, come se anche gli uccelli riuscissero a percepire la strana aurea che la circonda. La strana aura. O la stranezza aurea. La torre nella palude fu costruita da un alchimista che esercitava una magia estremamente potente. Essa custodisce con ogni probabilità segreti di inestimabile valore. Purtroppo è stata chiusa dal suo creatore e nessuno da allora è riuscito ad entrarvi. Il libro I portali segreti racconta di un mago che aveva costruito una torre nella palude. Per piazzare l'edificio negli acquitrini, il mago aveva dovuto domare l'elemento della terra e proteggere la torre con degli incantesimi. Approfondendo i segreti della magia, il mago prese le forze della natura piuttosto alla leggera. Il tradimento di un'amata o un cataclisma magico portarono a una catastrofe. Morì e tutto il suo lavoro fu rinchiuso nella torre, difesa dalla magia. Il tomo di Hinds of Hour spiega in maniera piuttosto ingarbugliata dove cercare i Sephiroth, le pietre in grado di sbloccare l'accesso alla torre della palude. La prima è stata affidata da una persona saggia, la seconda in possesso da una persona ricca, mentre la terza di una misericordiosa. Tre pietre sono difese da una ragazza, da una madre e da una vecchia che possono essere ottenute attraverso il sacrificio e la preghiera. Il settimo è nascosto sottoterra nella palude ed è custodito dalla morte. L'ottavo è stato affidato a un uomo che guida attraverso misteri tortuosi. Il nono va ottenuto combattendo contro il suo guardiano, mentre il decimo e ultimo sarà una ricompensa consegnata a colui che cerca insistentemente la verità. Zerricania è una terra misteriosa situata all'estremo sud. I regni settentrionali hanno ben pochi rapporti con questo reame e anche le informazioni che al riguardo sono scarse. Si sa, ad esempio, che ha un clima torrido, che le sue regioni sono popolate da animali esotici e che i suoi abitanti adorano i draghi. Inoltre, Zerricania è famosa soprattutto per i suoi alchimisti, specializzati nei fuochi d'artificio, per le sue donne guerriere tatuate, abili con la sciabile. Ashabole. Rimuove immediatamente lo stato di ubriachezza, rendendo di nuovo sobri senza subire i postumi della sbornia. Ok. Grazie per live train, ragazzi, non vi siete fermati. Black Man Morpheus. Grazie. Anche se in questo periodo seguo praticamente solo Isaac, sento l'obbligo di supportare il content creator che più mi ha influenzato nella mia vita. Grazie. Atlas, Ettore Romagnoli. Di nuovo, quasi 2 anni di sub. Dal prossimo mese avrai il Semper Fi. Il ninja, grazie, agosto. Che dire. Compleanno più 4° anno. Auguri e grazie di cuore. Wow davvero. Oni Bakunenno. Assolutamente, si prosegue con The Witcher al meglio. Sabax 86, welcome back. Grazie dei 6 mesi. Il sub goal si colora e la serata comincia.
ho bisogno di fare una donazione al tempio. Cominciamo avanzando. E abbiamo praticamente fatto level up. Sono pronto per questa settimana, ragazzi. Voi lo siete. C'è la Gamescom. La seguiremo tutta insieme. E ne parleremo altrettanto durante le dirette. Allora. Quasi quasi. Ah, non posso. Perché è giorno. Quindi devo andare al cimitero. Non sono mai potuto entrare nel cimitero. Nel cimitero. Posso vedere qua? Siegfried's friends are always welcome. If you want to buy something, speak to... Oh, grazie. Quindi potrei craftare una spada e nulla più. Non sono ancora pronto d'altro. A proposito. A proposito. Vediamo. Non ho molto denaro. Mi piacerebbe poter comprare un'armatura. Eccola qui. Armatura di pelle eccellente. 5.000 oren. È tantissimo. Sono ben lungi dal poter ottenere questo denaro. A meno che io non vado a scommettere. Vedremo. Hideyoshi Sokiyuki, welcome back, grazie di cuore. Buon anniversario. A me, sì. Allora, ma mi stavo chiedendo se mi posso permettere di chiedere a voi chat: l'armatura di pelle è roba che vale la pena acquistare con tutte queste ore di gioco buttate in essa o no? Che non so se conviene. Posso entrare nel cimitero? What do you need? Could you hand over the prisoner's body for an autopsy? For a bottle of dwarven liquor. Per una bottiglia di liquore nanico. Kidding? Liquore nanico. Iena Chris, CBAKA Simone, grazie. Enni, sesto mese, grazie. Nitro, welcome back. Lognamino, meno 6 al sempre fai. Non si demorde. Gesù santo, che culo. Un 5. Fempt, welcome to the Covenant, grazie. Ok. Tono tonante, grazie. Mazza che tiro di merda. Anche lui però. Un 3.
urlo. Posso avere una fortuna? Un 5. Ok. Hai perso. Full. Gimme, 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 nano. Ti faccio nero. L'avversario non ha abbastanza soldi? Cos'è questo realismo nel mio The Witcher? Zoltan, tocca a te. Ma è meno denaro. L'ho prosciugato, ragazzi. Quanti soldi aveva il giardiniere? Non molti, vero? Ma che tiro è? No, dai! Mamma mia, se potessi rapinare, ragazzi, non mi farei. Non mi guarderebbe in faccia nessuno. Ma scusate, 1, 2, 3, 4. Ma ha rotto il culo questo. Mi ha completamente rotto il culo. Mi ha consumato, cioè. Vabbè, abbiamo fatto 500 ore, dai. Allora, vodka nanica. Ma tu non vendi. Bottiglia d'acqua. Ah, basta dell'alcol forte? Ok. 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 Ottimo. Non ce l'ho. Devo fare il gabbiano bianco. Ok, ci sto. Ah, la cameriera, è vero. Alan Friends, welcome to the Covenant, grazie di cuore. Finalmente il cimitero. Non ci voglio andare di notte perché Wraith non li voglio combattere, però figo. Tra l'altro siamo molto forti perché adesso, a proposito di sostanze, noi abbiamo ottenuto talenti d'argento e li abbiamo utilizzati con una certa furbizia, eh. Oh yeah. Smashing rain like a seasoned killer. Va bene, vecchino. D'accordo. Mi sa che non gliene frega niente, ragazzi. Scherzi, mi dice. A prisoner died recently. Is he in the cemetery already? Don't know. You can have another body. They all reek the same. I'm after a specific corpse. Particular. Examining remains is an art. Farewell.
Ah, e ora devo... Che cosa è successo? Perché devo parlare con Shani adesso? Weird. Che bella atmosfera. Weird. Molto... Very much, ragazzi. Ma il cadavere... Lui non ha accettato il mio alcol. Non ha ottenuto un pagamento. Non abbiamo avuto uno scambio. Sì, è per l'autopsia, ma non abbiamo ottenuto il corpo. Sbagliato. Comincio a capire la città comunque ormai, eh. Ah, ti avrei dato un codex entry per l'autopsia, ma tu l'hai già tramite un libro. Beh, perché sono super completista. Di qua. Ah, no. Che strazio. Non vorrà mai parlare in ospedale, vero? Figurati. Mamma mia, che brutto posto. Che tristezza. I need to talk. Can it wait? Well, visit me. Lo sapevo. Eccoci. Allora, è il momento di andare a casa di Shani. Dovrebbe essere... Era a sud... A meno che... La città ce l'ho presente, ma... La statua... Aspetta, era... C'era... Faccio prima di andarci a piedi per quello che ricordo, allora. Come, scusa? Ma sei scemo? È fortissimo questo comunque. Non è forte, avevo sbagliato stile. Sono stupito di trovare degli assassini che mi hanno attaccato alla cieca, tra l'altro. Molto sciocco da parte loro. Un modo per ottenere il feastack, praticamente. Potresti anche estrarla, comunque, dopo che... Ok. Allora, ora io non vorrei tenermi per forza di cose. Che è successo qua? La figuraccia, ma... Scusate, ma... Perdonatemi. Ma casa di Shani... Non era... È qua! E infatti! Ok, ritiro tutto. Non sono scemo. Semplicemente non è segnata come luogo importante. What? Fatti la parte. Move aside, woman. Get out! But...
What's... I'm here to... She's busy! I... Didn't your mother... But... È un po' troppo ridicola questa cosa, eh? Where... Be silent and let me pass. Get out! But... Does Shani live here? Yes. They send you... Yes, I'm from the hospital. You can go upstairs. Just don't force yourself on the girl. Certo, entra, però per favore, almeno non stuprarla. Va bene. D'accordo, il quotidiano della nonna di Shani, giustamente, mi sembra il... No, c'è problema. No, signora, la prego. Non potrei mai. Gian Domenico, welcome back. Elisa Esther, welcome to the Covenant. Di cuore. Dai, Landog 25, grazie. Boh, cioè, poi basta dirlo comunque. No, non lo farei. Non mi permetto. Yes. Fa... Shani. I wanted to talk. Il fatto che tutto questo sia costantemente canonico e richiesto comunque è... abbastanza mediocre comunque. C'è una continua, ridondante, monotona, stucchevole necessità di tornare sempre negli stessi posti, senza alcuna differenza, con gli stessi eventi, le stesse gimmick, lo stesso personaggio, le stesse reazioni e dialoghi monotoni fissi che non evolvono. Madonna! Gesù! Sometimes I dream about... Ancora! E no, dobbiamo parlare della quest! Non c'era neanche l'opzione! Yeah. Shani. I want... Sorry. Quindi sta quest si è rotta, non funziona più? Yeah. Mm-hmm.
Ok. Ma Piere, welcome back. Yeah. Shani. I wanted. What is it? Sometimes. But that's it. Thanks. Don't mention. Bene, questa pausa è stata esattamente la dimostrazione di quanto siamo diventati veterani di The Witcher. Still, non sta questa si è rotta. E quindi, boh. Goodness. Ho dormito con sua figlia. Move a get up! But... Io. Some kind of curse. The strength within us will heal the world. Quickly. I need to talk to you. Can it wait? Well, I suppose. Visit me at home. But... See. We'll all die. Vabbè. Otto Sephiroth. Vabbè, ok. Non saprei, eh. Andiamo a cercare gli altri Sephiroth. Ce ne mancano due, solo che non è chiaro quali abbiamo e quali no. Immagino che adesso il nostro caro elfo ce ne darà uno. What bring? Have you finished your answer to Yavin? Yes, here it is. The elf will surely reward you. Let's hope you're right. Ok. L'obiettivo è fare le cose al top, Zanna. Quindi sì, anche tutte le secondarie. Ma stiamo agendo in maniera molto smart, eh? Sono molto soddisfatto di questo. Sta andando tutto molto bene. Mi piace come lo sto giocando. Non è superficiale, non è distratto. C'è tempo per l'analisi, tempo per il buon gameplay. Nei limiti che può offrirlo The Witcher. Si apprezza l'apprezzabile, si disprezza il disprezzable. È figo. Landwin, welcome back. Due mesi e otterrai il Semper Fi. Adoro questa meccanica. Che bello. Che bello che è Supreme oggi, dai. Sono orgoglioso. Piano piano. Piano piano. Tieni 5 ore, bro. All'ospedale di notte cosa può succedere? Non mi ricordo se ci sono già stato. Gianvito, welcome back. Grazie. Fresh Biden. I'm here. Fine. I do. Wonderful.
The title of Royal Jägermeister will be mine. Else, I'll become a mercenary. Farewell. Dun, dun, dun. 150 ore. Vabbè. Devo scoprire cosa donare agli dei delle acque, eh? Qualcuno me ne dovrà pur parlare. Qualcuno me ne dovrà pur parlare. Non vorrei che la quest si sia buggata tutta perché non ho dato il giusto alcol al tizio e lui l'ha presa per buona, ma non per buona. Molto la pena. Ho già provato a incontrare Shani di notte, ragazzi. Abbiamo provato un minuto fa. Ed è andata malissimo. È andata veramente malissimo. A mezzanotte nell'ospedale non c'è, ovviamente. È a casa, l'abbiamo visto anche quello. Capisco perché la quest mi dice di andare a parlare con Shani, quando in realtà non è successo niente con il... con il becchino. Quindi buh. The Order of the Flaming Rose always wins. The Order of the Flaming Rose. Oh! Interessante. Geralt, by the eternal fire, it's good to see you. What happened? An Echinops thorn pains me under my greave. I fear I cannot walk. We were seeking the Golem burial ground. Some fool, may the eternal fire illuminate the darkness of his mind, was ranting on about mosquitoes and golems when the cursed plant shot me with its thorn. Ouch! You should get someone to dress that wound. No time for trivial matters. Elves and hawkers are dealing at the burial ground. My duty was to eliminate the hawkers and okay. The Skyatel, chopping off all the Hydra's heads in one fell swoop. Guess the Hydra got a reprieve. It was a direct order from the Grand Master. Help me. I'll appoint you commander of my unit. I'm a witcher, not a soldier. I believe in you, Geralt. Nothing occurs without cause. The eternal fire has given you both honor and responsibility. Don't get excited. We truly need your... È il momento... All right, I'll lead your knights. Di diventare avventuriero, sì, credo. The elves and hawkers are meeting at the Golem burial ground. Strike forcefully with confidence. May the eternal fire lead you. It might not be a bad idea to imbibe one of your potions. Of course. And one more thing. Who are these hawkers? Rare criminals who supply weapons to the Skyatel. Their name derives from the elven word for ravenous greed. Ora mi seguono? Ho solo parlato con... Mm.
Va bene. D'accordo. Yeah. Tanto è stato tutto inutile fino ad ora. Ho letto tutti i libri che esistono. Beh, non è che mi sono schierato con loro. Hanno un incontro. Possono, cioè, probabilmente mi sono curato meno dei dettagli di quello che avrei dovuto, ma stavo semplicemente rendendomi disponibile, non... forse ho frainteso quello che diceva, perché ho risposto a un messaggio. Ho sottovalutato la narrazione. Assolutamente d'accordo, mea colpa. Mea culpa indeed. Sì, avevo frainteso. Pensavo che ci fosse pericolo di conflitto fra gli Scoiattelle e un'altra fazione, ma in realtà no, è che loro non vogliono che gli altri abbiano contatti di qualunque tipo. Cioè, vogliono sabotare gli Scoiattelle. Vabbè, ma io sono frainteso perché stavo letteralmente leggendo il cellulare ascoltando in inglese. E i due lobby non hanno collaborato decentemente. Quindi è solo colpa del giocatore. Adesso di certo non tradisco una quest avviata solo perché Siegfried vuole fare stermini. Adesso vediamo. Più che altro mi preoccupa la quest del becchino, onestamente. Tanto i punti esperienza che ho ottenuto dai boys. Almini, non sono tanti. Allora, li ammazziamo. Non voglio perdere i punti esperienza fatti. Ah, è vero, devo ridare le pelli. Infatti stavo guardando che non stavo ricevendo nessun punto esperienza. Dicevo, ma come? È perché la quest avrebbe dato tutti punti esperienza, non gli Bloodscore di prima. Ora ci sono rimasto ancora più male di quanto combattere qua mi sta dando poco. È veramente poco importante. Non posso neanche andare a ottenere qualche talentino. Allora, Windblade. We spoke about where little dryads come from. Of course. The hunter returns. Do you have the wolf pelt I requested? In che senso? Sì. You have proved yourself as... What's that? Witchers are sterile. Di nuovo! You've angered me. Farewell. Ma è tutto... È come se gli eventi... Il gioco è tutto così. È pieno di eventi che si ripetono. Come se il codice non valutasse che sono già successi. Ma perché? Ripeto, RPG Maker Mood. Vabbè, prendiamoci un po' di... Hai imparato il segno Irden, una trappola magica che rallenta i tuoi avversari. Scegli un segno sulla parte... Ammazza, un segno nuovo, così, boom. Wow. Wow. Ok.
so green. What? I can't find Yavin. E infatti. What happened to him? He left to join other elves in the swamp. Where can I find him? I wouldn't know. What? Aren't those wyverns? Wyverns, indeed. How did you master them? Tamed them through hard work. I guarantee they're not drugged or their wings clipped. See for yourself. Any accidents? Only the fool who tried to brush a wyvern's teeth. I see. Any other questions? Merda. Addio armatura. Questo libro contiene diverse piante impiegate dai druidi: petali di elleboro, radici di pimento, aloe del lupo, verbena, vischio e ginatia. E vabbè. Stronzo, non è che li compra. Quale pergamena? Non ho comprato un libro? Tatanka. Attenzione, che ci tengo molto, sto cercando di tagliare i tempi morti, perché la serie accelera molto una volta conosciuto il gioco, ovviamente, per fortuna. Però non vorrei mai non comprare. Ciao. Qua ci sono i nani che scorreggiano. E i razzisti. Posto perfetto. Be good enough to leave me in peace. Ah, Witcher. You've been busy. A training camp. We must train to fight effectively. Really think this band of warriors can accomplish something? Can a few stones turn into an avalanche? Can an entire city burn down from just one spark? No need to answer. We both know the truth. Yes. Got more work for me? You proved apt at moving around the swamp and performed a favor for us. There is something. I'm listening. I've heard that Knights of the Order of the Flaming Rose have entered the swamp. Those fanatics detest non-humans. They'll come for us sooner or later. What's it to do with me? I'd like you to lead the unit to the Golem Burial Ground, where Havkarn await with a weapon shipment. If matters turn dire, I expect you to prevent the unit from dispersing. I'm not sure I want to get involved. I need some time to consider. Yes. What are you preparing for? None of your concern, Witcher. But you're no fool. Think hard. Perhaps you'll figure it out. An uprising against humans? What if I inform the authorities? Correction. We aim to win the war we're fighting, not start an uprising. And worry about your informing on us? A non-human yourself?
humans will take you no more seriously than they do us. And even if they do listen, we are prepared. So well, in fact, that nothing can stop us. Vizima will burn soon. I hope I'll be far away when it begins. Knowing you, we'll doubtless meet in battle. Question is, which side will you choose? My own. Naive as a child, you'll find it impossible to remain neutral in a war. Time will tell. Yes. I have Vivaldi's response. He sends words, not gold. I suspected as much. So my effort was in vain? Quite the contrary, Witcher. Vivaldi either will not or cannot help us. Crucial information regardless. Did he say why he refused? I suppose he advocates peaceful reform. Struggle within the limits of the law. Vivaldi is an intelligent player. Do you really think he believes that possible? Imagine the Temerian gentry and King Foltest returning lands they took from us with fire and sword. Imagine them accepting non-humans as equals. Io qui, per quanto lo stia giocando molto da RPG arcade, farò roleplay, non ho nessuna intenzione di farmi coinvolgere. Sono fanatici, in realtà magari gli umani non sono fanatici, l'ordine lo è abbastanza, quindi sono entrambi un po' fuori controllo, si attaccano riccamente. Io ho di meglio da fare, molto di meglio da fare. Zephira and Obelisk emerged. Okay. Spells still work. Solo che devo sbuggare la quest del becchino. Oh, come on. Ti prego, devo fare il giro. Sì. Ma poi sono un Witcher, cioè... Non vedo proprio il motivo di doversi schierare, salvo cercare di ottenere dei favori di cui non abbiamo bisogno. Dicevano di un libro mancato, sono molto curioso. Ditemi chat, ragazzi, perché magari ho chiuso il mercante troppo in fretta. Il druido mercante aveva una pergamena, ok. Ok. Già riscottato, grazie. Di cuore. Vabbè, allora torniamo a parlarci, dai. Solo che per ora sta torre ci giri intorno. Puoi solo tornare indietro, peccato. Ah, smettetela. Non date neanche punti esperienza. Ho beccato. Ah no. Zephira and Obelisk merged. The old spells still work. Amlak. 2 anni. Dal prossimo mese, sempre fai. Grazie di cuore. Good sir. Do you need a boat? Fine, I do.
Who was or was nobody? Yeah. Ok. Ora sto per fare una cosa molto imbarazzante che non credo che porterà niente di buono, ma se non lo facessi non starei giocando in maniera onesta. Non ce l'ho più. Volevo provare a metterci un pesce. Volevo provare a metterci un pesce io. Sbagliato. Non l'avevo raccolto. Young Triple, grazie. Fighting. Darth Mito Twitch. Meraviglioso, grazie di cuore. The Order of the Flaming Rose always wins. What? You should guess it was ammo. I don't get. We. Wait here. What? An Echinops thorn. You should get. No time for trivial matters. Elves get it. Ammo. I don't get. We truly. Wait. Oh. Grazie ragazzi. E niente, per ora le mie quest sono completamente ferme, se non per, cioè, torno a parlare con i leader dei posti e vediamo, perché non ho altro da fare. Il cimitero non ci posso andare, cioè devo trovare la sostanza alcolica. La mercante, la cameriera non la vendeva. Il gioco per ora a livello di quest principale sta un po'... Esatto, deve essere Nanica, esatto. Possiamo andare a parlare con Kalkstein, esatto. Insomma, chiunque possa avere delle sostanze. Andiamo giù, andiamo giù. Però volevo comunque parlare con i signorotti qua in giro. Andiamo. Ci siamo quasi. Grimerlin, grazie di cuore. Se non c'era la mod della velocità sarebbe stato difficile da sostenere, eh?
santo cielo. Recently we celebrated the birth of triplets. A good omen. Strangers rarely aid us. My father and grandfather made us. Perhaps you'd settle down here. Vengo alla fiera di Sassari. Vizima grows and requires bricks. Sì, l'unica cosa innaturale che ci ha spezzato la partita è stata il liquore sbagliato, che però ha buggato la quest, facendola avanzare senza che potesse davvero avanzare. Shade Doll, grazie, non so se sarà mai possibile, ma un giorno lontano forse sì. Ok. Kalkstein, an alchemist, claims you know about the tower's mage and its sentry. A powerful sorcerer once lived in the swamp, an apprentice his only companion. All changed when a woman entered his life. A fairy tale beginning. But the end differs, for a wicked woman she was. He fulfilled all her wishes and she took advantage of his might. Who was the woman? Unimportant. I'm listening. Blind love spelled the mage's demise. He called upon forces he could not control and died. What about the guard? The mage's lover could tell fortunes and the mage created a deck of extraordinary tarot cards. He illustrated a future event on each card. And? Golems guarded the mage's dwelling. Those spared the ravages of time survive at the cemetery, where they remain motionless. One of them is the guard? Yes, the most powerful golem acted as sentry. The tower card depicts how the golem can be revived. In turn, this will open the tower anew. Take this card. I no longer need it. We could use more rain. Okay. Questa cosa è nanica. Io l'ho presa. Non sarà forte come mi dicevate voi, ma è in roba dei nani. Quindi vediamo. Artu, grazie. Ma intanto il corpo non ce l'ho, quindi. Ah, grazie, sei stato bravissimo a trovarlo. Le ho provate tutte. Stronzo. Still. Allora. How strange. Oh, finalmente. Ho rubato la pianta preziosa. Dove è finito, Carl? Nessuno vuole i libri che ho letto, eh?
Mannaggia. Tanto ormai. About the tower. Yes? Vasca helped me locate the tower tarot card. It describes how to wake the sentry. Let's see this card. Interesting. Much depends on interpretation, sì, no, but il libraio, sì. I understand. Alchemists find it easier to understand other alchemists. Enlighten me. The sentry can only be woken if it's near the tower, which it is, and by using a lightning rod. A lightning rod? The drawing depicts a man in a crown, a reference to King Herman the Mad. Who's Herman the Mad? Herman used to ascend a tower during storms and insult the gods. A hostile faction carried out a coup by removing the lightning rod from the tower. An interesting story. You'll need a device that attracts and conducts lightning. Put plainly, a solid metal rod. A good smith should be able to forge one for a decent price. What next? Yes, we'll need a thunderstorm, but I have no idea how to make Mother Nature cooperate. I'll think of something. When you have everything, attach the lightning rod to the sentry. Energy from the lightning bolt will revive the golem. What next? No idea, but you'll manage. If you kill the golem, you'll be able to make a rare potion requiring his heart. Here's the formula. We'll see. Sorry, I got lost in thought. D'accordo. See you. Essenza di golem. Quindi, a posto. Ora abbiamo un talismano antivampiro. È costato praticamente 5 quest, quindi spero che abbia un valore di gameplay. Allora andiamo dall'antiquario, gli vendiamo i libri. What you? Do dei libri. Grazie. Poi mettiamo in ordine l'inventario e ora andiamo dal fabbro. Il fabbro, allora, questa era la casa del fabbro. Andiamo a parlare. Quanto deve farmi pagare un pezzo di ferro, santo cielo. I'm getting out of here. Come on. Fabbro. Need some? Sì. Would you make me a lightning rod? A long metal. I know what one is. We used them in Mahakam, when humans still prayed to storms. You haven't learnt much about lightning rods since. Can you make a lightning rod? Ecco, are you appunto. Trying to offend me, or can't you control what you say? I can, for 50 orins. Deal. Come back later. I'll come back later. E ora è arrivato il momento di andare a corrompere il becchino. Mentre il sub goal è praticamente a metà. Yes. Grazie. Di cuore. Ha! So what? Niente. Mi ricordo se con te avevo già giocato. Quindi non si sa mai. Penso di sì, ma. Oh! Finalmente posso rifarmi il denaro che ho speso. Forse. Forse no. Visto i tiri. Vendi un meteorite blu, ho visto. Sì. Oh. Ma il rilancio è bassissimo. Dai, borderline.
Ok, ottimo inizio. Gesù. Mamma mia, t'ho spaccato. Tornerò spesso a giocare Monster Hunter e faremo cose stupende insieme, ma questo weekend ho avuto una modifica per una cosa simpatica con Saido, vedrete. No, 2-6? Ah, ha finito i soldi, ragazzi. L'abbiamo ammazzato. Minchia! Ops! Sorry, man. Ah, ok, esatto, giocheremo la demo di Splatoon 3, allora, ve lo posso dire. Grazie. No. Ma che culo. Cazzo. Ti pare che non avrà culo lui? Ti pareva? Vabbè, non ci interessa svuotargli le tasche, dai. Allora, abbiamo l'alcol giusto. Tutto bene? Abbiamo i tre meteoriti, andiamo a sud. No, più a sud. Esatto. Audio accumulato. A proposito, fammi vedere un po'. Oh! Will you sell me? I only work for friends of the Ordine. Fuck! Sei offeso! Mica ho negato qualcosa all'ordine, ma che ne sai te? Non mi aspettavo da Witcher il metaplay, eh? Non me l'aspettavo per niente da Witcher. Questa non è una cosa carina. Peccato. Nothing like a good drink. About the prisoner. Where you want the body dumped? At the hospital. It'll be there by evening. Farewell. Two ditches more. Okay. Thank you.
Eternal fire, fill my heart. This wound festers. I'll change the dressing. Grazie, grazie Keyfoin. Vabbè, niente Shani per dormire. A posto. Ci vorrà un po' per The Witcher 3, ma arriverà. Custode della torcia. You shouldn't linger here. Si deve sentire importantissimo. Il custode della torcia, attenzione. La chat dice mezzanotte, ma il becchino ha detto da sera, evening ha detto. Ah, vedi. Ready for the op- Let's get Race, human. Gender, male. Wounds, extensive. Shani, this isn't a lecture hall. Whatever you say, he died yesterday, torn to pieces. Grazie. Grazie, Shani. Questa è la dimostrazione che senza un'acuta competenza medica non avrei potuto assolutamente capire di meglio. Guardate, ne so più io. Porca puttana. Ne sa più Geralt guardandolo. The bone marrow has been sucked out. Must be scavengers. Very likely. Plenty around the cemetery. Utilissima. So, he was torn to pieces after he died. I'm interested in the cause of death. I also see some stab wounds. A blade 2 fingers wide. External signs aren't everything. His neck muscles and palms look tense. How do you know when he died? Normally I base it on muscle stiffness and dehydration, but rigor mortis is persisting for too long. They say successful autopsies are based on curiosity. Should we look? Let's check his internal organs. The symptoms are peculiar, and the cause of death, too. Those wounds are too obvious. Mm. I suspect something more. Poison? If so, a rare sort. Perhaps an alchemist's brew. Kolkstein? Ah! Liver's completely cirrhotic. It was obviously a potent poison. This stinks of alchemy. Any way to confirm that? Yes, alchemist poisons usually cause certain characteristic changes. Then let's check for those. Look, the tongue was crudely extracted, but not all the blackened tissue was removed. Blackened? Yes, the poison caused necrosis of the tongue, so the murderer removed it. So we're certain a gifted alchemist is the murderer? A gifted alchemist who's a crappy surgeon. Kolkstein. He wanted to implicate the bandits, but he failed to foresee a professional autopsy. Thanks, Shani. That's the evidence I needed. Good. I'm exhausted. Praticamente, Geralt ha fatto mansplaining tutto il tempo e lei si è stancata, capito? Non ho parole. Questa scena è incredibile. È incredibile. Ah, è morto. Sì, anche maschio. Ah, dice un alchimista?
Cazzo, sì. Oh, devo riposarmi. Va bene, Shani. GG. Ok. Fantastico. Witcher explaining. Allora. Però io scelgo i dialoghi in base a quello che penso farebbe Geralt e la sua competenza, per quanto, diciamo, smemorato, diciamo. Shani mi aveva detto che era in grado di eseguire l'aspetto chirurgico, ma le mancava la conoscenza, e quindi a quello dovevi pensare tu. Ok, l'avevo dimenticato quel dialogo, ma stavo comunque scherzando. Grazie dell'insight, Real Girl Fry. A volte mi piacerebbe tantissimo avere la possibilità di fare le serie tutti i giorni consecutivi finché non ne finisco una. È bello essere eterogenei, ma a volte si creano piccole lacune che siete stupendi a colmare. Ma era comunque un gioco, ovviamente. Cazzeggiavo. I need to bathe. See you, Geralt. Ciao, posso venire? Dovrei andare a trovare una volta. Oh, guarda che si sta facendo il bagno. Aspetta. Ma che... Perché? È così sottile, The Witcher? Geralt? Ho fatto trovare a Geralt quello che lui voleva trovare. È così sottile. Questa è una cosa che non si vede neanche nei GDR avanzati di oggigiorno, men che mai in Cyberpunk. È qualcosa che avrei valutato come possibile se tutti i dialoghi avessero avuto una certa profondità, ma ci siamo trovati dinanzi spesso ad alcuni muri, no, di banalità che, per quanto affascinanti nel contesto dell'epoca e di CD Projekt Red dagli inizi, non mi hanno convinto. Invece, davvero, questa cosa è una notizia bellissima. Fatemi vedere. Shani, this isn't a lab. Whatever. What do you think? It could have been ghouls. So, he was torn to pieces after he died. I'm interested in the cause of death. I also see some stab wounds. A blade, two fingers wide. What do you think it means? Nothing. Anyone can cut somebody up like that. External signs aren't everything. His neck muscles and palms look tense. How do you know when he died? Normally I base it on muscle stiffness and dehydration, but rigor mortis is persisting for too long. They say successful autopsies are based on curiosity. Should we look? Let's check his internal organs. The symptoms are peculiar, and the cause of... Those wounds are too obvious. If so, a rare... Kalkstein? Ah! This is too easy. Life can be simple sometimes. Are you certain poison is the only explanation for the unusual rigor mortis? The most likely cause. I have a sinking feeling there's more to this. We can try the coroner's last resort, opening the skull. Quindi devi ignorare le risposte fino a che... Carino. Opening the skull, always a pleasure. See that in the brain? Larva of the Zeracanian tsetse fly. But how did they get in his brain? It's part of their development cycle. If we were in Zeracania, I'd say a fly crawled up his nose and laid its eggs. We're in Temeria. Our climate is too cold and dry for the tsetse fly. Even if someone brought eggs, how would they get up his nose? What do these eggs look like? Tiny, white, like flour. Or Fistek. Geralt, I gave him Fistek before he died. He was suffering terribly, and we had no other anesthetics. I thought it was safe. Where did you get it?
From your friend, the detective. He told me it was from special stock. Raymond. Then we have a problem. He added eggs to the Fistech, then came here at night to fake the other evidence. That doesn't sound like Raymond at all. My medallion vibrates whenever I see him lately. And Zerikania? That's where Azar Javed is from. The real Raymond may no longer be with us. But I saw him just yesterday. Azar's using an illusion, trying to manipulate me. Thanks, Shani. I couldn't have figured it out without you. What will you do now? I'll talk to Kalkstein first. He should help me prepare. Ma vibrava questo? In game? Si muoveva? Oh! Oh! Seriously? In serio? Non me ne sono mai accorta neanche la spettatrice. Che figata! Perché, vedete, la prima scelta non è molto acuta. Non è una trappola intelligente, nel senso che è giusto che sia così, ma un giocatore che vuole trovare la verità la schiva. La seconda, il è possibile confermarlo, invece è molto più... Che figo! Questa cosa è molto bella. Be careful, Geralt. Please don't underestimate Javed. Questa cosa è molto bella. Mi è piaciuto e mi è piaciuta tantissimo. Allora. Allora, cominciamo a soddisfare. Wow! Questa è una delle parti più belle di The Witcher come scrittura delle quest. Per quanto ha tutti gli altri problemini, ma ci sta. Bello. Certo, sarei stato curioso di vedere cosa sarebbe successo con Kalkstein, ma figo. I've figured out Azar Javed's contacts. Any guilty non-humans involved? Let's summarize. Feel free. You deal with the Scoia'tael. Actually, they're trying to contact me. It's a big difference. You have good reason to dislike humans. Very observant. The professor's bail was paid through your bank. Whatever next? I know beneath that mask of a sour cynic, you're a law-abiding dwarf, taught respect by his forebears. Chiunque, grazie. A dwarf who believes in justice and is trying to fit into human society. I have little choice. I don't believe you ever supported Dale. Salamandra. I never figured you'd understand me. Zoltan was right to praise you. Anytime. I have information about Javed that might be useful. Even the smallest details sometimes are. I saw his name in old files. He paid tuition at the Sorcerer School in Barnard. He was expelled after taking an interest in dark magic. He stopped paying tuition, and that was the last trace of him in our system. You're dealing with a renegade, and a dangerous one at that. I know it's Raymond. Detective Raymond? Well, that would mean
The real detective is dead. Azar Javed is using a magic illusion. I'm impressed. I see. Well, you can stop smiling. I know it's rain. The re- I've been. I'll be. Okay. Non dorme? Lavora sempre? Guardalo! Incazzatissimo! I suspected you were working with Javed. You think I lead Salamandra? I'll die laughing! Someone went a long way to implicate you. Oh, so you believe it's not me? Azar wanted me to think you worked for him. I'd never do that. Know why? Why? That madman draws power from fire. It's the element of chaos, uncontrollable by rational thought, the opposite of the order embodied in the other elements. Drawing from fire is dangerous. That's all I need to know. Might Rubedo be better? Perfetto. Shit is gonna happen. Solo che mi manca ancora parecchio, perché allora Ramsmith, spero che sia a casa. Forse no. Che Ramsmith innocente era abbastanza ovvio, ma anche inquietantissimo. Fire, fill my heart. Dai, non fatevi ammazzare di nuovo, Ok. Come faccio a fare un check delle secondarie? Devo riparlare con tutti i popolani di tutta la città? Ugh. Want the truth about Salamandra? I'm listening. I figured out Javed. Good. So you gained the element of surprise. But you'll still have to face this powerful sorcerer alone. Maybe Kalkstein has some ideas. Good work, Wolf. Want the truth about Samlin? I'll be back. Okay. Ah, hai la lista. Ah, quindi ci aiutiamo. Facciamo proprio l'aiuto tecnico. Ci sto, certo. Ci sto, mamma mia, quanta gente. Immagino che affrontare Javed sarebbe molto più difficile, no? Senza aiuto. Beh, è possibile comunque che accada di affrontarlo senza aiuto. E tutto è cominciato a Kaer Morhen. E ci becchiamo anche un bel level up adesso. Buongiorno. So what'll it be? We doing some plowing business? Che tipatico che sei. Devo cambiare la grafica dei dadi.
Come ho perso con... Stronzo. I've figured out Salamandra. Right. I've figured out Javed. Spit it out. Javed is using an illusion to disguise himself as Raymond. The real detective is dead. I have solid proof. Javed's now free to pursue his plans. He wanted me to go after Vincent, Ramsmead, and Kalkstein. Dog's balls. I don't know what to say. A while longer and he'd have duped us all. How do you want to finish this son of a bitch off? I need to weaken him. Unfortunately, I don't know how. Talk to the men he's after. They might know. I'll find you. So. Okay. Oh no, spero di non essermi perso l'Axe. Semper Fi. Adamoz, welcome back per il 40° mese insieme a Dark Sizer, a cui invece do il benvenuto per il primo. Grazie della tier 1, di cuore. Ok. Diciamo che abbiamo smistato parecchie quest. Andiamo a casa di Shani. Stanotte magari si sblocca la carta. Finalmente. Sei offeso tantissimo che dormo a casa sua. Non è in ospedale, no? A mezzanotte. Andiamo. I'm the white true. Ma come?
What's she? I'm here. She's. I. Didn't you? But. Che poi puoi insistere, che è una cosa stupidissima. I don't re- entertain. It's my birthday. Get out! But. Giuro che ucciderla sarebbe stato un servizio sociale. I'm here. Get out! But. Gli ho regalato anche dei guanti costosi comunque. Old Grey. Old Grey. Go! Just don't. Posto. Madonna mia. Yeah. Posso aiutarti? You need any help? I'd like to ask a favor. I'm listening. Remember Dandelion? Well, we're trying to organize a gathering. A gathering? To reminisce, have a few drinks. Che poi le entriamo in casa, lei non reagisce mai. You guessed it, and I don't. What do you need? Cherry vodka for Dandelion, rosé wine for me, and something for you. I'll try. Dio santo. Che palle, ragazzi. Yeah. Sorry. Gesù. Altro fetch questing, cioè non c'è fine a questo loop, ma forse è divertente almeno. Allora, dunque andiamo alla locanda. Allora, vino rosé, liquore alla ciliegia e vodka. Posto. Torniamo da Shani. Ti presenti a mani vuote da una donzella. Ho lo scialle. Ho lo scialle, ho i guanti. Ok, ok, vado dal giardiniere, aspettate. Non c'è il giardiniere. Non ho i fiori. Ma porca miseria. Posso dormire da Taler? So. E mo dormo. Sì.
Che poi ogni volta devi anche andare a dormire perché lei torna a casa solo mentre è a notte, cioè... Ok. Look at... Rossa? Senza gusto, quindi. Look at... Vabbè. Pure Peaky, capito? E dacca, e vabbè. She's I didn't you but I mean sits and will you take upstairs my prince. Madonna mia, tiro fuori la spada d'argento, porca puttana, non è un essere umano, è un cazzo di mostro. Yeah. I brought some liquor. Splendid. Bring a friend. See you at the party. Non ho amici. A lui proprio Geralt è un sottone totale comunque, oh. Totale sottone, proprio zero. Vabbè, andiamo. Eh sì, ho solo Zoltan. Geralt, il Beta Witcher. Ora andiamo, ci andiamo con Raymond, esatto. Grazie del supporto, ragazzi. Ma non c'è più Zoltan. Porto lui. No. Dov'è Zoltan? Lo trovi in giro. Vabbè, ma porca miseria, cioè, give me a break. Ora porto il ragazzo povero. Ora tu sei mio amico e lo rapisco. Accata di Vivaldi. Andiamo a vedere. Porto Carmen, sì. Gran mastro, grazie. Termina a 35550. 55, sì. Eccolo. Grazie, ragazzi. Che conosci delle abitudini di. No, non ci penso nemmeno. Yeah.
Ti sfondo. Ti sfondo, ti dico. Vendicherò. Ah. Ok. È capace di battermi di nuovo, il criminale. Ok. No, dai! Suka, full. Il samurai vagabondo, welcome to the Covenant. Festeggeremo la vittoria. A posto. Yeah. Care to drop in at our place? Yeah. Bring alcohol. A posto. E via. Mo ti torna a mezzanotte. Perché quella non sta a casa e lavora prima. È senza uscita, ragazzi. Ora ho capito perché mi dicevate imparerai a memoria la città. Ora ho capito perché. Gesù santo. Guarda questi come stanno col mostro, cazzi vostri. Io vado a casa. Vedete, vedetevela da sole. Il mostro se la stava chillando con loro, esatto. Lo sapevo io che era un vicolo cieco. Dovrei raccogliere più verbena, vero?
What now? Such debauchery under my roof! She hooks herself a musician or something! It's the famous poet, Dandelion. I know his fame! I've no desire to listen to a crying brat 9 months from now! Shall I chaperone them? Finally! You're making sense! Io il dialogo più realistico della storia del gioco fino ad ora, cioè. Geralt? I'll be damned. For a second there I thought I was seeing a ghost. No, I'm no ghost. Am I losing my mind? Is this a joke? Shani? And it's no joke. But how? I saw it myself. What did you see, Dandelion? I saw her tell them to put you on a boat. And there was a unicorn, and Milva, Cahir, and Angoulême, and Yarpen, and Zoltan. We all witnessed it. I lost my memory, but I want to know why everyone's so surprised to see me alive. Tell me everything, step by step. 5 years ago, we were sitting in a tavern with friends, eating escargot, drinking vodka. A bloodthirsty mob attacked the non-human district. You went out into the street to scare them off, and then... What? Someone stabbed you in the stomach with a pitchfork. A fatal wound. There was nothing we could do. Are you telling me everything? We were all there. All meaning who? You really don't remember a thing. Your loved ones. Your friends. Sounds a bit like a ballad. It's the truth and nothing but. Geralt, forgive me. I still can't believe you're here. Listen, Dandelion, I don't have proof because that's impossible. I don't remember. I'm afraid some things can't be explained. Hmm. Let's sit down, have a drink like old friends. Time will tell who I am. You're right. We've been through too much together. I'd know. Ho bisogno di bere. You invited Zoltan Chive. Know him? No, but I'd love to meet him. Splendid. Zoltan and I have always gotten along. Con il rossetto sul collo, proprio là. I've been thinking and I have a question. Don't hold back, Dandelion. It doesn't suit you. Let's imagine your next contract is a vampire. What would you do? Che ti frega? Silver sword, potions. What are you driving at? What if I said you'd reach a deal with this vampire? Vampires are born from black magic, evil by nature. Negotiation usually ends with one of the parties losing a lot of blood, and it's rarely the vampire. And what if the vampire doesn't care to drink blood? They inherently drink blood. But I think you have something else in mind. Let me show you what drinking blood means to a vampire. Dandelion. Cheers! Cheers. Ah, strong, but good. You were about to enlighten me. I just did that with that last shot. Listen to a man who's lived a little and not lost his memory. Higher vampires treat blood like we treat... Ooh, someone's coming. Zoltan Chive, miss. It's been a while, Dandelion. Greetings, Geralt. Greetings. Hey, Zoltan. I have a hankering for good booze. It's coming. Pour around, Geralt. La festa è in corso. Dada, buonasera. Di che parli? Sto cercando di organizzare una roba insieme ad altri due ragazzi. Giocheremo ad un gioco chiamato Baro Trauma. Parliamone, per me è sempre un piacere partecipare a queste cose. Un dono. We'll see. Assolutamente. What is it? Tell me about the battle of... With four of us and thousands of wounded, I never left the tent. I admire you, Shani. It was one of the worst days of my life. I hope you don't mind that I invited Zoltan. I like him. I'm glad.
So, as I was saying, unlike the lesser ones, higher vampires don't need blood, human or otherwise. Blood, my dear monster slayer, is like booze to them. Se intendeva ora. By the spider's hairy balls, I know. Am I the only one who's confused? No, I don't get it either. Dandelion, what's your point? Geralt, you had a true friend who was a vampire. Did I also have a friend who was a dragon? Actually, you did, so the joke's on you. In any case, this vampire's name was Regis. Zoltan can back me up. He was your friend and could pull red-hot horseshoes from the hearth without burning his bare hands. Anche questa live è quasi finita. What happened to this Regis? E poi devo andare via. Emil Regis Rohalak Tertsif Godfroy died fighting by your side, Geralt. Let's drink to him and others who have fallen. Let's drink. Caleb Stratton. Rusty. Godfroy. Oh, mi spiace, Dada, next time. Mea culpa. It's completely dark down there. It's completely dark down there. You hungry? Quindi Regis, eh? Okay. We've bread, but we shouldn't... Zoltan's right. We need some lard. That mummy downstairs must have a full larder. You're joking. That mummy must have some lard. Maybe pickles, too. Shani? Just don't get caught, Geralt. I'll pay for them tomorrow. Wait a second. Why me? Dwarves are no masters of stealth. Shani wouldn't sneak about, and Dandelion, well, he'd mess up. All right. È bellissima questa quest. Tra l'altro ci sta dando un sacco di informazioni che immagino avranno conseguenze per i sequel, se memorizzate. Ma lei ci beccherà sicuro. Dov'è lei? C'è più. Oh no. What? You drunk? Not true. Out. Any success? Lard and pickles. What? Not out. Okay, vediamo un po'. Si stanno incrociando diversi eventi. Ah, ma non mi ha o no? Cosa riesci? Ricca Marzi, grazie. Il peggiore 88. Welcome back. Allora, qua non ci sono interazioni. Li ho già, vero? Perché ha reagito così Zoltan. Quindi stiamo barando praticamente. Zoltan, ho fatto. Randomites, grazie, sempre fine. Lard? Zoltan. Fine, Lard. Ok. I think I know the perfect song for Zoltan. We'd love to hear. Sing away, Dandelion. Oh, wow. By the woods, can you see Wolf in all his might? Grinning madly, wagging gladly, bouncing with delight. My oh my, what a sight. Why no melancholy? Must be that, still not wed. That is why so jolly. Ow, ow, ow. Minchia, ragazzi. In the grass, can you see Wolf just limps along, looking down, awful frown, crying like a dog. Why is this mighty beast so badly rampaged? Must be that, freshly wed, or lately engaged. Ow! 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 Il gran... How's the wife? Il gran poeta? Hard question, Dandelion. The old times will never come back. The good old times. Shani's asleep. Let's have a drink, then leave. To Shani.
Yes. Come sarebbe a dire? Shani. I wanted to... Sorry. Niente. Ma porca miseria. No, aspettate, aspettate. Non facciamo l'errore. Yeah. Mamma mia la canzone, ragazzi. Mamma mia. Mio Dio. Deliam, grazie, welcome back. E ora ci vado a riparlare con Shani per l'ennesima volta. Adesso andiamo. Il vero premio della missione è la canzone. Assolutamente d'accordo. Come in casa? Non era in, era in casa? Ok, se si è trovata Serena. No, dai, no, un altro trigger di questa. Old age is no jest. Ah, e chi l'aveva vista? Yeah. Red roses, Geralt. Ma perché? So you... Nessun problema. No problem. I get flowers so rarely. A pretty young medic like you can't be lacking admirers. Well, this gloomy fellow scared everyone else away. If you need help. No, I'm fine. He was mysterious, even charming in a peculiar way. We actually went out a few times. Chissà di chi parla. And who knows what might have happened if I hadn't discovered he was leading a double life. Who do you mean? Taller. I doubt you know him. Ah. We were walking along the dike one evening when I realized we were being followed by two men wearing gray coats over special forces armor. The coats were supposed to hide them. They didn't know at university I learned to recognize their kind. I thought we were going to be arrested, then Taller told me not to worry. Duty called, and we needed to part. I was about to give him a piece of my mind when I noticed the men giving him signals. Were they wearing salamander badges? Wait. I was curious, so I said he broke my heart and faked fainting. Taller said to the men, this better be important. One of them answered, but chief, we hid invisible-like. Taller said, your balls will be invisible-like when I shove them up your ass. I couldn't help but burst out laughing. How'd it end? They walked me home. I heard an invisible one say their operation against Salamandra had failed. Who were they? Voltes secret police. When we first met in Oxenfurt, I helped you evade Redanian agents. The Temerian ones are little better. Yeah. Lovely roses, Geralt. I'm glad. Different colors mean different things. Okay. Oh, che è carina questa cosa segreta. Ma sarebbe potuto andare diversamente? Se le avessi detto che era arrossita. Porca miseria. Io volevo fare la battuta per poi ritornarci, ma... La nonna si è innamorata.
la storia di Thaler. Quindi ti insegna che le rose hanno colori diversi. Potevamo scoprire tutti i significati. Quindi dopo la festa si sblocca sta cosa. Red. You're blushing. I get flowers so rarely. A pretty young medic like you can't be lacking admirers. Well, this gloom. If you need. No, I'm fine. Who do you. Top the cut. I thought I was. Were they. Wait, tall. How did. They walk. Who were. Full to. Speak. Thought you'd never ask. Oddio, vabbè. Ok. D'accordo. Immagino che il forte legame che ha con Yennefer. Se lo merita comunque. Se lo merita tantissimo. Bellissima. Questa è la carta tra le più belle fino ad ora. Ok, quindi? A posto. We'll talk later. Ah, ok. We'll talk later. Va bene. È fatta. I trusted you to think what you've been doing upstairs. Help! Muori vecchio. Oddio. Oh, die you hag. Concedetemelo. Fermi. Lasciatemelo fare. Andremo dal fabbro. Faremo il check delle queste secondarie. Meneremo Javert, Azad, Jafar, quello che è. A posto. Buona serata, ragazzi. Buona cena. E alla prossima. Ma che cazzo è successo? Io The Witcher ogni tanto boh. Ok.